4 gol incassati, risultato mai in discussione e prova da dimenticare. Le attenuanti non mancano, ma non può rappresentare un alibi solido l'assenza di pedine fondamentali come Balzaretti e Silvestre. Più dei ricambi, di certo con un peso specifico inferiore ai titolari, forse bisogna trovare nel pagliaio l'ago dell'equilibrio tattico voluto da Mutti, cambiato in corsa quando ormai Ibra aveva chiuso la pratica, nonostante i primi 20 minuti giocati su un buon ritmo e macchiati solo dall'incidente di Mantovani. Al primo errore lo svedese ha punito Viviano. Partita aperta e chiusa nel giro di 14 minuti, in cui il Palermo è andato in tilt, prendendo il secondo gol su una ripartenza con 4 attaccanti contro 2 difensori. Era già successo a Siena dopo 80 secondi, si è ripetuta la stessa dinamica anche sabato sera. A questo punto non può più solo essere casualità. A Bortolo Mutti non è bastato ridisegnare la squadra con la difesa a 3, rinunciando a Bertolo inserendo Aguirre e Garay per riportare Pisano sulla fascia di competenza. Ma a prescindere dalle assenze, a preoccupare maggiormente è stato il crollo mentale dopo il primo gol. Il Milan, che al Barbera non vinceva da 6 anni, ha approfittato del calo rosanero e ha dilagato senza pietà. Con Mutti, chiamato per sistemare la fase difensiva, il Palermo ha preso 25 gol in 11 partite, contro i 18 in 16 gare della gestione Mangia, praticamente più del doppio. Il campanello d'allarme, reso ancora più rumoroso dai numeri impietosi, viene amplificato dalle dichiarazioni del presidente Maurizio Zamparini. Il conservatore Mutti ha già deluso le aspettative, passato dal nuovo Mourinho al più umile dei traghettatori da salutare con una stretta di mano a fine anno. Arrivederci e grazie, con buona pace dei tifosi che chiedono continuità e un progetto con lo stesso allenatore per più di 3 mesi. Adesso un piccolo ciclo terribile aspetta il Palermo. Roma, Udinese e Juventus al Barbera e Lecce, Bologna e Fiorentina in trasferta potranno segnare il cammino di questa strana stagione rosanero. E a proposito di stranezze, dopo l'allergia del presidente alle inclinazioni zemaniane di Delio Rossi, le ultime voci di corridoio lanciano l'ipotesi del boemo sulla panchina rosanero. Meglio pensare alla Roma.